Buongiorno, innanzitutto scusate se ieri non ho caricato il video di storia, purtroppo ho avuto una cosa personale, un'emergenza personale e quei video verranno caricati mentre sono in vacanza, li caricherà Giacomo per me oppure inserirò il timeline per caricarli in automatico. Però la cosa importante oggi è un'altra perché insomma vedo troppi di voi che scrivono, non è ancora passata la rendicontazione, non mi hanno caricato la carta. Ed è strano. È strano perché non si tratta di zone, ma addirittura nella stessa città. Non so esattamente la motivazione, ho provato a chiamare l'INPS, ma mi hanno detto che stanno facendo lì, hanno fatto tutto, stanno facendo, le risposte sono sempre abbastanza lacunose perché ho chiamato due volte, mi ha dato due risposte diverse e comunque dovrebbero essere caricate, se non oggi, entro il 30. Però non va bene così, ecco, la giustificazione che tirano fuori è abbiamo un sacco di pratiche, abbiamo un sacco di operazioni da fare e probabilmente c'è stato qualche ritardo, ho capito. Prima Tridico racconta la favola degli eroi dell'INPS che lavorano anche la domenica. E non è vero, tra parentesi, ma cioè, dico, organizzatevi. O siete ancora a personale ridotto perché vi fa comodo, perché l'unica cosa che posso pensare è quella. Io sinceramente mi sono un po' rotto, ve l'ho già detto, di vedere comuni, uffici statali, INPS e così, che lavorano a scartamento ridotto mentre tutti gli altri devono lavorare normalmente, se no schiattano. Loro che hanno lo stipendio assicurato hanno questa buona scusa e quindi lavorano a scartamento ridotto. Ve l'avevo detto in un altro video, a me girano perché se una persona è in difficoltà magari deve rivolgersi al comune, così il comune deve chiedere e ci vuole l'appuntamento. Sì, ma se io non sto male adesso, non è che con l'appuntamento cambia qualcosa, se il mio problema è adesso, non l'aggiusti con un appuntamento che magari mi dura 2 settimane, si deve essere presenti adesso, basta con questa storia qui del lockdown. E anche qui mi sono rotto. Due nuovi focolai, uno alla BRT, Bartolini, per chi conosce i Corrieri. E l'altro a Mondragone. Quello di Mondragone riguarda dei poveri cristi costretti al caporalato, trovati dei casi che per la maggior parte sono asintomatici, chiuso tutta la zona, sono arrivati i fasci, è scoppiato un casino e poi mi tocca vedere una pubblicità di un video su Spotify in cui dice visto, è colpa della Movida, ma che cazzo dici colpa della Movida? Che cazzo dici? Quella gente lì era lì a lavorare sottopagata e sfruttata. Sottopagata e sfruttata, senza controlli medici, si è trovata chiusa, bloccata lì e per aumentare il casino sono arrivati i fasci a far casino. E così non si, invece di risolvere le cose è andato tutto quanto a imputtanarsi. È arrivato l'esercito, stendiamo un velo pietoso su De Luca che ovviamente ha fatto un cazzo. E cosa si è risolto? Cioè, inutile andare, ricominciare con la litania, i contagi aumentano così. Sono tre le regioni in cui l'indice di contagiosità è superiore a 1. E una è la Lombardia che sarà l'ultima a scendere sotto misura perché è quella che era di più. Ma tra l'altro vorrei onestamente che adesso il numero dei contagiati fosse chiaro e il numero dei morti fosse chiaro, non che mi mettano insieme i morti di uno e i morti dell'altro e soprattutto che chissà perché, se uno andava a guardare oggi, il bollettino della Protezione Civile non riportava i contagiati odierni o i morti odierni. No, ci pensa il Ministero della Salute. Allora, ci pensa il Ministero. Prima faceva così, poi fanno così. La gente vuole chiarezza, la gente non ce la fa più. Ficcatevene in quel cervello bacato invece di pensare alle vostre pippe, che più di quello non fate. Perché veramente siamo all'assurdo. Cioè, si tiene la popolazione ancora sotto una pressione, un terrore psicologico e poi c'è gente che su questa cosa ci mette anche la benzina pensando di fare ironia. La gente è stanca, la gente è sfinita. Poi è inutile che nello stesso video dopo ogni 3x2 chiedi soldi perché comprino il tuo spettacolo teatrale. Cazzo, io se devo spendere i soldi, li spendo per mangiare il tuo spettacolo, te lo puoi andare a pigliare nel culo questa stregua, dai. Non è che perché ho una grande stima di te devo dire che hai fatto un video intelligente. Soprattutto un titolo intelligente, ti pigli le tue responsabilità.
uno. Secondo, porca miseria, non fate titoli clickbait. Le ricariche arrivano, come ha fatto qualcuno, le ricariche arrivano oggi, no, le ricariche sono arrivate ieri. Oggi dovrebbero arrivare quelle che non sono arrivate ieri. Qui però c'è un problema, perché non si capisce perché l'INPS non abbia mandato le rendicontazioni. Ve l'ho detto, io ricordo, perché me le sono segnate, all'inizio c'era questa situazione, capitava che a volte non arrivassero le rendicontazioni, ma arrivasse la ricarica della carta. Io, qualcuno mi ha scritto su Instagram che ha trovato la carta caricata, ma le rendicontazioni non c'erano ancora. Boh, succede. Vi ho detto, è una cosa che riguarda il sistema informativo, cioè la trasmissione dei dati che vi informano che l'operazione è stata effettuata. Però spiegate bene perché. Perché l'INPS non dice mai un cazzo in questo senso qua, e non informa mai correttamente la gente. Bisogna far sapere alle persone, c'è stato un problema, fate un comunicato sulla vostra pagina Facebook e guardate, in alcuni casi abbiamo elaborato le cose in ritardo, ci sono stati dei problemi, ditelo, così la gente sta un attimo meno con le budella alte 3 metri dall'ansia, perché si sta giocando con la vita delle persone. Infine, ho visto il commento di una signora sotto un altro video, questo lo dico a tutti, la carta può essere bloccata, parlo di bloccata e non parlo di ricarica o no, bloccare la carta, solo in presenza di un reato. Non si blocca la carta per altri motivi, si blocca se c'è un reato in corso, cioè se vieni magari scoperto che tu hai mandato un ISE tarocco e ci hanno messo il tuo tempo a scoprire, ma l'ha scoperto, se tu la carta l'hai persa e la sta usando qualcun altro e magari ha cercato di usarla, ha inserito, non aveva il PIN e ha fatto casini, ma se no la carta non si blocca. Se vi arrivano messaggi così, soprattutto se vi arrivano da banche cosa? Le banche non hanno nessun rapporto col reddito. Anche quando andate a ritirare i soldi allo sportello della banca, semplicemente li ritirate usando il circuito Mastercard, non c'entra niente la banca in sé, la banca non fa nessuna operazione, tanto che in banca non potete controllare i movimenti della carta, non potete controllare il saldo della carta, potete fare solo l'operazione di prelievo, tutto il resto se lo volete fare dovete andare allo sportellino postale. Quindi un blocco di quel tipo, la carta bloccata, che ti arriva un messaggio ed è bloccata, che arrivi da una banca, non è regolare, non è chiaro, cioè è qualcosa di truffaldino probabilmente. Se ci sono questo tipo di problemi e avete questo dubbio, chiamate subito l'INPS o provate prima a chiamare il numero verde, se c'è la carta bloccata ve lo dice il numero verde, ma chiamate prima l'INPS. Andate alla fonte se potete, che è meglio. Io vi saluto, vi auguro un buon weekend, spero che entro oggi o al massimo lunedì tutte le carte siano sistemate e poi l'INPS dovrà comunque spiegare per l'ennesima figura di merda, una serie chilometrica di figure di merda che partono dall'inizio del Covid. Chi ha messo Tridico lì però è responsabile, di responsabilità c'è la gente in questo momento qua, tutta la preoccupazione del mondo tranne che risolvere il disastro in cui sta andando l'Italia. Loro dormono, gli altri vanno nei casini, si imputtanano, rischiano la fame e loro continuano a dormire, a parlare di stronzate, di massimi sistemi. Anzi, veramente, è come avere un cancro e curarsi i foruncoli. Vi saluto tutti, buona giornata, a presto.